Una grande rivoluzione per noi, perché stiamo facendo in collaborazione con Veneto Agricoltura, negli spazi che ha Veneto Agricoltura sul Cansiglio, una fiera praticamente delocalizzata. È una fiera molto bella perché noi abbiamo Post e Nord-Est, che sono i grandi macchinari che tagliano i tronchi, gli alberi, che spostano, fanno movimentazioni di terra, costruiscono strade di montagna, lavorano su pendii bellissimi, che faranno su questo grande spazio delle esposizioni, delle dimostrazioni pratiche. E questo è molto interessante. E poi l'altro aspetto molto importante è quello istituzionale, perché noi abbiamo qui presente vari paesi del mondo, non solo dell'Unione Europea, che porteranno le loro esperienze nel settore delle foreste, dell'agricoltura, dell'economia circolare. Dobbiamo cercare di essere più competitivi in un settore che vede una competitività molto vicina dalle aziende anche austriache che vengono a prendersi i tronchi qua, fanno la prima lavorazione e poi ci restituiscono le tavole. Questa è una partita importante e complicata, che può essere fatta sì con la collaborazione degli enti pubblici, anche della regione, ma anche con la collaborazione delle aziende boschive e soprattutto delle segherie, perché bisogna lavorare insieme in sinergia e cercare di fare massa critica, altrimenti non potremo mai competere con queste realtà. E poi se andiamo oltre, dobbiamo tenere presente che siamo in un contesto globale e quindi ci confrontiamo con realtà in cui le normative sono molto meno vincolanti rispetto a quelle che ci sono nel nostro paese, e questo complica la situazione a livello di competitività. Quindi dobbiamo riuscire a coniugare la tutela dell'ambiente con una normativa che sia abbastanza snella e che consenta alle nostre aziende di essere operative, ma senza essere, come dire, bloccate da mille lacciole. La gestione del territorio, la cura delle nostre foreste, che significa anche un esempio di sviluppo sostenibile, di realizzazione delle attività umane in un contesto ambientale che mantenga il proprio equilibrio e faccia sì che territori come questo possano guardare al futuro con fiducia, con uno sviluppo delle proprie popolazioni, uno sviluppo delle attività economiche che sono connaturate al contesto montano. Devo anche poi ricordare come la foresta del Cansiglio in particolare abbia un valore simbolico, culturale, identitario molto profondo per il Veneto, per Venezia, per la nostra regione e la nostra comunità. Da qui partivano i legnami che costruirono la flotta veneziana, questi furono quindi le premesse per lo sviluppo di una civiltà, di una cultura che ha saputo conquistare non solo i mercati, bensì anche l'incrocio con altre realtà lontanissime nel mondo. Forse un primo esempio la Repubblica di Venezia, di paese globalizzato e di economia globalizzata. Lo ha saputo fare proprio grazie al sapiente lavoro di chi poteva gestire il nostro territorio montano, le nostre foreste e procurare quella materia prima necessaria per costruire le nostre navi. Siamo alla terza edizione del Festival delle Foreste, che si tiene in Cansiglio, quindi in un bosco demaniale regionale della Regione Veneto, ma gestito da Veneto Agricoltura. Sì, siamo qui in un punto di eccellenza, non c'è alcun dubbio. In questa zona che ospita questo festival e questa fiera, soprattutto conto molto sulla parola fiera, siamo in una zona dove il bosco viene gestito. Siamo in una zona che ha dimostrato che la gestione del bosco, sia da un punto di vista di vaia, ad esempio, che è stato colpito meno, sia da un punto di vista di malattie, parliamo del bosco, che è stato colpito meno, ci fa capire come le foreste, se sono coltivate, se sono gestite, riescono a resistere meglio anche all'intemperie dell'ambiente. La Regione Veneto, tramite l'agricoltura, ha visto che ci sono due o tre grosse problematiche. La prima è sicuramente quella che è stata citata, la filiera forestale. Abbiamo visto con vaia, purtroppo, che la filiera forestale veneta, la filiera del legno, scusatemi, veneta, non è all'altezza, non è stata all'altezza della trasformazione di tutti gli alberi che sono stati schiantati di vaia, e abbiamo dovuto fare forti esportazioni e importare il materiale lavorato. Questo non va bene, è così. L'altra cosa molto importante che c'è da vedere è fuori foresta, cioè cercare di capire, oltre alla foresta, quali sono i prodotti del bosco, quali sono i prodotti che non sono solo il legno. E allora il principale chiaramente è l'agriturismo, l'altro è il pascolo non è antagonista del bosco, è
un prodotto della foresta, chiamiamolo fuori foresta, e quindi il pascolo dà origine anche alla filiera del lattiero caseario che stiamo sostenendo, soprattutto il lattiero caseario di montagna, quello di qualità. E con questo abbiamo pensato chiaramente di dare un esempio a tutta Italia e abbiamo fatto le prime due certificazioni sia sulla PFC e sia soprattutto su prati e pascoli, che sono state illustrate in questi giorni, che verranno illustrate in questi giorni, che ci fanno capire come questo settore foresta e fuori foresta possono essere messi insieme e dare prodotti di qualità e certificare prodotti di qualità. Il legno è un'opportunità e un valore straordinario che dobbiamo cercare proprio di utilizzare al meglio. Questo un po' è il messaggio. Diciamo che questo avviene anche in un anno particolare, che è il 1600 anniversario della nascita di Venezia, che è stata costruita proprio con il legname del nostro territorio e delle nostre montagne. Dobbiamo trovare il modo di fare una riflessione importante su quello che è il futuro dei nostri boschi, delle nostre foreste, che sono state duramente colpite dalla tempesta Vaia e che ora hanno bisogno di una programmazione per ripartire. Quindi è un'occasione questa manifestazione anche proprio per affrontare questi temi che sono di estrema e stretta attualità. La formula originale di questa manifestazione è quella di mettere assieme la parte fieristica con un'enfasi molto notevole alla meccanizzazione, ma al tempo stesso assieme alla fiera c'è il festival, e il festival è proprio questo, è proprio dare l'opportunità a tutti i portatori di interesse, pubblici, privati, quelli che hanno interessi economici, quelli che hanno interessi sociali, un'occasione di incontro e di dibattito. Altrettanto originale è che la fiera è uscita dai suoi capannoni, diciamo, e ha accettato la sfida di venire a fare tutte queste cose in Cansiglio, grazie a quello che questa straordinaria foresta offre, soprattutto grazie all'appoggio di Veneto Agricoltura, che ha messo a disposizione questo straordinario sito dell'ex base missilistica con il suo hangar Cansiglio e con tutte quindi le facilitazioni che questa volta hanno permesso di realizzare in campo un evento così impegnativo. Quali potrebbero essere i temi degli anni futuri? Ci dovrà essere un'enfasi particolare al tema della organizzazione delle filiere forestali, perché Vaia ci ha messo milioni di metri cubi di legname davanti ai piedi e noi non avevamo un sistema socio-economico in grado di poter catturare il valore aggiunto di questo legname e poterlo valorizzare. Quindi sicuramente nelle prossime edizioni dovremo continuare a parlare di costruzione delle filiere, quindi dal taglio dei boschi, quindi formazione forestale, organizzazione dei cantieri forestali, fino alle segherie, alle reti di teleriscaldamento, con tutto quello che gli passa in mezzo, perché questo poi è l'approccio di questa manifestazione, cioè occuparsi dell'intera filiera, e nei prossimi anni avremo ancora molto 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 da fare per far sì che il Veneto e più in generale il nostro paese ricostituisca, riagganci quei fili che sono stati lacerati nel passato e che Vaia ha messo in luce essere oggi un grande fattore di debolezza.